Lei si chiama? Lorenzo Piani, nato a Giulianova in provincia di Teramo, vengo da Vergiano. Signor Piani, da Vergiano di Rimini. Chi è? Perché sorride? Mi viene pensato che il signore può fare le messe in piega, visto che è un'appassionata di capelli. Questa cosa, però ora che lo riguardo, penso che potrebbe anche fare secondo me, sì? Questo look un po' pianista. Posso guardare le mani? Come no? Eccole qua, sono... hanno anche... ci sono anche due... Che fa il pianista? Sì? Secondo me sì. Guardi pure le dita, scusi. Deve anche deve suonare. Ma suonerà con i polpastrelli? La ringrazio. Il pianista? Sono quasi tutti d'accordo con lei, eh? Anche lei? Lei è d'accordo, è d'accordo anche suo marito. Questa identità vale... vale 100.000 euro. Quindi saliamo a 102.000 euro. Per 102.000 euro. Signor Piani, Lorenzo Piani, nato a Giulianova, in provincia di Teramo, e proveniente da Vergiano di Rimini. È lei che ha suonato come pianista alla corte di Re Hussein di Giordania? Sì, sono io al pianista. Bravo, Michela! Allora, eccolo! No, che bella questa foto con Re Hussein. Sono quel ragazzino con la maglia bianca in prima fila. Un ricordo caro. Quanto tempo? Anni, Cioè nel 1982. Senta, ma è vero, perché mi hanno detto che lui amava molto le canzoni italiane, assolutamente, vero? Sì, era un appassionato di Modugno. Conosceva tutte le canzoni di Modugno da volare in avanti, quindi beh, ma poi il canto italiano è apprezzato nel mondo. Tanti complimenti, grazie per averci raccontato questa favola.